Ciao a tutti ragazzi, qui Romberg, ma sei. Scusate intanto per la voce, se mi sentite un po' strano perché sono. C'ho mezzo mal di gola, quindi parlo un po' da handicappato. Siamo qui, oggi voglio presentare Swipecart. Cos'è sta roba? Ah, fanculo e. Ah, fanculo. Praticamente è un gioco che ho trovato su Steam. E l'ho trovato abbastanza simpatico. Sembra tipo Moto X per l'iPod quando ce l'avevo. Adesso tipo facciamo le opzioni. Si può cambiare solo la risoluzione, quindi il suono dovrete praticamente farlo da mixer, no? Windows come al solito. Qui ci sono un po' di informazioni, il driver ID, driver online, totali che stanno giocando, e lo stato dei server multiplayer, in cui si possono condividere tramite l'editor le vostre gare che potete creare, tipo così. Ah, ok. Pam, 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 pam. Vedete, potete praticamente modificare un casino di roba e fare un casino veramente di gare. Si può modificare anche il menu, il tipo qua del guidatore del kart. Si può modificare il kart. E un'altra cosa che si poteva modificare, se non sbaglio, era la difficoltà, ma non mi ricordo come. Comunque, praticamente basterà andare a destra e a sinistra col mouse fino a che non ci sarà la release e dovremo fare più soldi possibile, però riuscire a fermarci nello spazio che adesso vedrete. Qui, ad esempio. Io adesso non ce l'ho fatta perché andavo troppo veloce. Bisogna prendere il tempo giusto. Ed è un ottimo passatempo, secondo me. Sai che questa ce la facciamo. Vai, vai, vai. No, cazzo, quasi. Quasi! Adesso ce la facciamo. No, andiamo ancora troppo veloce. Troppo veloce, niente. Vabbè. Riproviamo. Se funziona lo stesso, no, non funziona. Vai, piano, 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 piano. Cazzo, ho capito adesso come si fa. Eccolo qua. Praticamente dobbiamo stopparlo in questo punto qui. Fermati. E abbiamo preso appunto una medaglia. Ho fatto un casino di livelli, però non me ne sono accorto che si faceva così. Andavo a culo. Ok, c'è il salto qui. Madonna. Fermati. Cazzo, siamo caduti. Non importa. Adesso ho capito come si fa. E ce l'abbiamo fatta, attenzione. Si frena però. Bam. Bam! Abbiamo sbloccato Driver Headquarters, ok. Welcome to Driver Headquarters, ok, perfetto. Figata anche qui. Abbiamo praticamente il garage, lo shop, la banca delle gemme. Che se non sbaglio si possono usare per comprare altri power up o oggetti da customizzazione. E quindi niente. Scusate se per il video è un po' più corto del solito, ma appunto c'ho mal di gola e però ci tenevo lo stesso a mostrarvi questo gioco qui. E niente, ci si vede nel prossimo video. Ciao!